Secondo le statistiche di YouTube, solo l'1% di chi guarda i miei video è iscritto al canale. Mi aiuteresti molto se decidessi di iscriverti ora. Grazie! La guerra contro queste persone per avere i nostri diritti, la libertà di parlare, di divorzio, di aborto, mandando a fare in culo quei fanatici religiosi di merda che volevano rinchiuderci dentro le loro folli idee da pazzi! Gran bel discorso. Bravo gran Andrea! Minchia! Questo qui è una malattia mentale totale. Tu ne hai più di una, garantito al limone, ne hai più di una. Su, montante, su, questo. Basta. Dai, si è troppo alto comunque. Cazzo, io ho un vantaggio. Infatti contro di lui secondo me. Perché difficoltà, vedi. Sei alto. Inizio già le rocciole. Va bene. Dai, allora. Dai, che facciamo? Facciamo l'allenamento, questo qua l'ho fatto io quando facevo la Jack. Fammi vedere. Allora, prima cosa. Io colpisco. Cioè, portiere. Tutti i portieri sono degli animali, non so come dire, animali nel senso positivo, cioè sono... Ma hai sputato, Dan? Sputato? No, ho fatto così. Ah, mi sembrava che avessi sputato per terra. Minchia. Oh. Vabbè, se non... Aspetta che si scopre sotto. Ok. Certo. Allora, queste cose imparate in laboratorio. Ah, ok. Allora, mi raccomando. Non picchiavi con bambini musulmani. Dai, alzo. Distanze. Allora, un trucchetto, mi raccomando, quando ti capitano di essere un po' stanco durante la boxe, sì, no? Ci vengo stanco. Figa. Questa è una figa. Allora, ammetto che le donne sono inferiori agli uomini. No, sotto il livello atletico, sì. Sì, è vero, c'è. Non c'è. Le donne sono forti contro altre donne, gli uomini sono forti contro altri uomini. E poi è vero che c'è certe donne che ti picchiano. Se ti becchi tipo le fighter di UBC o di UFC, se non sei capace a picchiare, ti soffri. E cosa hai detto? Ha detto che ha fatto una magia, ha fatto diventare un pene duro. Beh, nel dubbio, la mia bacchetta magica sta a posto. Top. Simpatica. Guarda. C'ho quest'altro per te. Vai, quello come tu. Questa bellissima diretta. Io vi mando un abbraccio. Fede, grazie anche a te, veramente. Sei un... Fino alle 3. Grande sei un frontman. Bravo. Complimenti. Simpatico. Meglio. È meglio. Voi due come vi siete conosciuti? Io e lui. Cosa? Voi due, come vi siete conosciuti? Lunga storia. Allora, praticamente era una scommessa. Praticamente dovevo andare in pista e succhiare il cazzo. Ma te la questo è lui, figa, è cominciato così e poi guida in cuffia lui, dai. Poi è nato tutto in maniera molto molto solare. No, raccontiamola bene, dai. No, raccontiamola bene. Sì, da 2 anni e mezzo, alti e bassi. Vabbè, come in tutte le relazioni. Come in tutte. Sì, tra un po' vado a Troia. Ci sta. Giusto per aumentare un scherza, po' gli alti. Scherza. Impossibile che la ragazza mia sta a sentire questa conversazione. Cheat, domani messaggino. Ma ci vivi assieme, no? E adesso è da me, sì. Adesso è venuta giù che ha finito gli esami. Ma è di terza media. Di terza media o... Amo, scherzo. Mi sa che era stream perché ho detto vado... Aia! Amo, scherzavo, è Grimbaud, è il bro. Ah, amo, con la ciabatta, chiudi. Pensavo che dormiva, poretta. Raga, mai più una cosa del genere. Mai più. Ti giuro, mai più. Mai più Simone mi deve chiedere una cosa del genere. Mai più. Mai più. Io qua ho paura pure per i cavi. Non è un diss al donna. No, assolutamente. Poverino Ale. Così va bene, no? Sì. Si vede. Sì. Meglio così o come era prima?
Ma adesso è fuori fuoco, ma ora ci metto a poco. Voilà, così si vede bene. Una bomba. Io sembro grassa. Perfetto. Non è vero. Mutanda, non è vero. Mutanda azzurre? No, no, per i fiorellini. Raga, non so se, sì, perfetto, non so se hai visto il numero che ho fatto. Anzi no, tu che mi colpisci con io così colpita e tu dietro così. No, per fare un'altra cosa. Non l'ho fatto, se no ne prendevo 10 punti. Ok, io colpito così con quella cosa, tu più così non lo fermi e tu fai una cosa che vuoi fare dietro. Ti posso mostrare le tette? Sì. Scherzo. Eh? Me la collo, guarda. Vai. Ma però non davvero. James, mi sa che stasera non vedi benissimo, eh. Vabbè, James questa sera diciamo che è molto obiettabile, ma è da ieri sera che è molto obiettabile. Da ieri sera? Ieri sera è la prima cosa. Ma stai festeggiando il tuo compleanno, cosa? Che è stato il 12 luglio. È in ritardo. Beh, sì, ma lo sta festeggiando da 3 giorni. Ero a lavorare in Spagna. È giusto. Attenta, Alessia, cosa? A quello che mostri. Stai particolarmente attento. È pericoloso. No, che poi tra l'altro... Tu sei pieno di soldi. Si vive una volta sola. Grazie Marco. Ciao. Non posso andare. Vieni, tornati indietro. Perché? Angolo. Che cazzo ne so, zio? Prendi il letto. Vieni su Discord, Simo. Vieni su Discord subito. Ci sono. La destra, no. Gira leggermente più verso destra. Verso destra, destra. Di qua. Di qua. E la sinistra la mette qua. Meglio. Ok. Ok, quindi devi stare così. Quella destra leggermente più aperta, la sinistra che para. Quindi così. Un po' leggermente più bacino. Ok, tipo mezzo squat. Mezzo squat, esatto. No, così. Così. No, ok. Io ti scordo. Così li batte. Non toccare. Ma sì, ma è normale. Perché sei qui. Sei qui. Sei qui con una divisa. Sei qui con una divisa. Cosa ti occupi? 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 Sei qui con una divisa. Non so. Cioè, conversazione. Ragazzi, scusate un attimo. Vai. Stiamo raggiungendo un livello di delirio raramente toccato in queste live. Allora, io posso fai parlare Andrea. Tronzate che dico in live, che sono anche abbastanza pesanti, ma come cazzo è che... tipo che la piattaforma stia ancora reggendo. No, vabbè, perché cioè, finché non parli di, non lo so, di tragicità, tragicità storiche, mm-hmm. Se parli del fatto che sbocchi sui peni, te lo dire. Cioè, non è bellissimo, però... uno dei ricordi migliori della mia vita, e questo la dice lunga, su proprio la... profonda vuotezza della mia esistenza. Scusami. Che volevi chiedere? Perché avevo no. Cioè, l'impropenso di fare no. Come va coi tuoi? Vabbè, una domanda un po' pesante, un po' out of context. Una cosa che mi ha detto mio padre l'altro giorno è stata che lui voleva umiliarmi pubblicamente per piegare il mio spirito, però non ci è riuscito. Vabbè.